Buonasera e bentornati in Italia in Top 100. Oggi, dato l'orario, dovrò registrare da solo. Mi scuso innanzitutto con Alessandro e Crudeligno, ma anche io ho degli impegni. Devo andare a giocare la finale del torneo importantissima di calcetto e quindi dovrò registrare da solo. Fatta questa breve premessa, vi ricordo a tutti di iscrivervi al gruppo Il Meglio di FIFA by Peppe Ravalli, bellissimo gruppo che ha iniziato questa sponsorizzazione con noi. Se vi interessano crediti, contattate l'amministratore. La puntata di oggi andremo a vedere Gianchi. Guardate qua, 118 vittorie in 3 weekend League, vuol dire che ne ha perse solo due. Numero due al mondo, incredibile risultato, è migliorato tantissimo, non faceva tutti questi risultati. Siamo anche curiosi di sapere come ha fatto a migliorare così tanto, se è solo merito della squadra oppure lui ha trovato questo nuovo modo di giocare che l'ha fatto migliorare tantissimo. Primo al mondo Ace Vogel 7, incredibile. Anche io ci avevo giocato contro questo ragazzo che ha vinto 120 partite su 120 il mese scorso. Andatevi a vedere la partita, mi ero presentato in condizioni pessime. Mi ricordo che giocavo con Digne e Sarabia, una partita scandalosa, scriptatissima. Mi hanno annullato il gol, pali. Mi avevo perso 3-1 dignitosamente. Mi sembrava una pippa questo Ace Vogel, invece 120 su 120. Ma fatta questa breve premessa, perché comunque mi fa piacere essermela giocata con il primo al mondo di questo mese, anche se il mese non è ancora finito. Andiamo a vedere le partite più interessanti di Gianchi questa settimana. Numero 2 al mondo nella classifica mensile, ma numero 2 per il punteggio abilità di questa settimana. Ma prima va detto che questa è stata una settimana incredibile per gli italiani, perché oltre a Gianchi 40-0 e 2 al mondo nella classifica mensile, c'è complimenti vivissimi a questo Inferno Boy, che abbiamo già fatto partite sue qualche mese fa, aveva fatto altre top 100, è stato preso anche lui dalla stessa squadra dell'Academy di H10 Guarno, è migliorato tantissimo. 40-0, sicuramente andremo a seguire anche lui e gli facciamo ancora vivissimi complimenti, anche se non possiamo registrare insieme a lui. Poi Vetto 95, anche lui un ottimo giocatore, 39 vittorie, 16 al mondo. Settimana incredibile per gli italiani, perché non è finita qui. Italian Dream, credo addirittura sia un ragazzo di Roma, vedendo le informazioni, ora non vorrei dire stronzate. Anche lui 39, 29esimo al mondo. Vediamo lo stemma, no, del Liverpool. Comunque sì, italianissimo. Ma non finisce ancora qui, perché sono ben 5 gli italiani questa settimana. Ci sta Gintera con 38 vittorie, 74esimo al mondo, e il nostro amico che abbiamo fatto e aspettiamo per la prossima intervista, se troverà il tempo, visto che comunque lui ha orari abbastanza particolari, Scloppa 86esimo al mondo. Quindi 5 italiani, uno di loro lo scarteremo, vedremo quale, non è ancora deciso. Ma oggi andremo a fare Gianchi, che è sicuramente l'italiano più importante di questa settimana. Ricordiamo Ice Principe non se l'è giocate perché stava facendo un torneo all'estero, quindi non credo abbia trovato il tempo per farsi tutte 40 le partite, forse addirittura neanche se l'è giocate, se no probabilmente sarebbero stati 6 gli italiani questa settimana. Andiamo a caricare appunto i replay di Gianchi. Le partite più interessanti sono sicuramente quelli contro gli Elite 1, Asger Agard, che è un ragazzo che ha fatto anche top 100 in passato, quindi probabilmente era questa la partita più interessante. Ma io per voi ho scelto questa qua contro Vulnigno. Perché ho scelto questa partita? Anche lui è un Elite 1, quindi comunque è una partita molto interessante. Ma questo Vulnigno è un po' più conosciuto in rete, nel web, visto fare dirette su Twitch, ha un canale YouTube, quindi magari potrebbe essere più interessante vedere questa partita con contro questo avversario tedesco. E poi c'ha sempre il suo fascino Italia-Germania. Andiamo a vedere le formazioni di entrambi i giocatori. Eccola qua la formazione di Gianchi, subito in mostra. Abbiamo corretto, non è De Gea 94, ma ci ho messo 93. Speriamo che quella versione, ora c'ho solo il dubbio se è 93 o 94. La stessa identica formazione con Desailly Valencia, Ferdinand 90, Alexandre 87. Non ha cambiato nulla, sempre il solito Modric 89 là al centro del centrocampo, per fare intesa con Bale, anche se non servirebbe più. Vieira, Pogba 90, Bale, Ronaldo 96 e Ronaldinho 94, per un valore totale di 11 milioni e 4. Incredibile come rispetto alla settimana scorsa che valeva 13 milioni, adesso ha perso di valore di tantissimo, 1,5 milioni. È stato questo market crash dovuto a tutti i pacchetti della settimana di San Patrizio. Dall'altro lato una formazione buona, ma sinceramente la scelta dei giocatori non mi convince per niente. Guardate la difesa, io probabilmente non avrei scelto nessuno di questi giocatori, vabbè, Begovic lo posso accettare, però in una squadra da 5 milioni avere Matheus, Otamendi, Sif, che sì, ci avrà 89 in difesa, 86 in fisico, ma 66 in velocità, non credo possa essere molto competitivo, e Alonso If 84, che pure lui non è molto agile. Pereira sì, un buon giocatore, però niente di che. A centrocampo Desailly, forse lo invertirà con Matheus, ora andremo a vedere. Poi Petit 90, questo sì, un buon giocatore, e là davanti sì, tutti ottimi
giocatori, Mertens, Del Piero, Ronaldo e Alessandrini, ma sinceramente con 5 milioni si poteva fare molto ma molto meglio. In panchina vediamo Sané, Lozano e Pogba, quindi sicuramente meglio la panchina di titolari, ma andiamo a vedere una volta partito il pallone come sistemeranno i giocatori in campo. Gianchi batte il pallone, sistema come il solito, ormai lo conosciamo, 4-1-2-1-2, Bale farà la punta a sinistra, Ronaldinho trequartista e Ronaldo punta a destra. Interni di centrocampo saranno Pogba e Modric, qua c'è sempre un errore della grafica, e Vieira si sposterà davanti a difesa perché ormai lo conosciamo benissimo. Dall'altro lato, formazione da interpretare, però sappiamo che giocherà col 4-4-2 con Alessandrini. Immaginiamo, ora faccio un'ipotesi, Mertens sulla fascia destra, Desailly difensore e Matteo centrocampista. Andremo a vedere durante la partita se sarà così. Intanto sicuramente Del Piero e Ronaldo giocheranno di punta, forse Del Piero sulla punta sinistra e Ronaldo punta destra. Andiamo a vedere subito il possesso palla di Gianchi. Ronaldinho trequartista, la mette per Ronaldo al limite dell'area, viene fermato prontamente da Otamendi. Quindi se avevamo dubbi su Otamendi in velocità, quando la difesa è bassa là davanti al limite dell'area può rubare palla anche a Ronaldo, un ottimo giocatore in questo tipo di situazione Otamendi, ma andremo a vedere se ci saranno dei contropiedi, come se la caverà contro Ronaldo 96, che resiste poi di crisi. Ancora Bale a lanciare Ronaldo, qua intervento a vuoto di Desailly, ha difeso malissimo e infatti viene punito, però sfortunato il Bale da quella posizione quasi porta vuota prende il palo e il Gianchi non riesce a passare il vantaggio. Intanto vediamo Petit a gestire il pallone sulla fascia sinistra del Piero, che si è appunto messo punta a sinistra. Matteo si è spostato centrocampista, sono stato fortunato, non avevo visto la partita, ho azzeccato questi cambi tattici, ma mi sembravano abbastanza scontati, dai. Matteus non può fare il difensore centrale con quell'altezza, o meglio lo può fare ma non è competitivo, non fai 34 vittorie con Matteus difensore. Desailly è sicuramente un mio difensore di lui. Alessandro qua stoppa il piccolino Alessandrini, che fa un po' effetto vederlo, però è sempre un ottimo giocatore Alessandrini. Intanto Ronaldinho se ne parte palla al piede, velocissimo. Bale si ferma, si gira un paio di volte e poi la passa a Desailly. Ma una fase un po' confusa, Gianchi sta cercando di accelerare ma ha trovato questo muro difensivo da questa difesa molto bassa. Ancora però Gianchi manda in porta Ronaldinho, che da là non ha fatto neanche un gran tiro, però Begovic se la fa passare sotto le gambe. Io ho visto Begovic parare tiri molto più difficili, però è sempre un 82 di portiere, quindi ci sta e ci mancherebbe che non le può parare tutte Begovic. Quindi Begli sta chiusa Begovic ancora a marzo inoltrato, vi sta bene, vi odio tutti. Vabbè, detta questa cosa, intanto vediamo Bale che la passa a Ronaldo, riconquista subito palla e un tiro moscio ancora a Bale. Non sta giocando benissimo Bale, no, Gianchi sta facendo ottime azioni ma Bale non riesce a concretizzare per la seconda volta. Ancora Matteo sa smistare il pallone sulla destra, passaggio, ah scusate, era Mertens prima a destra che faceva fatto con Alessandro, poi Alessandro 87, quindi ancora più veloce fisico. Ah, sì, infatti mi sembra sano Alessandrini, sì è basso ma 1,75 ci arriva Mertens assolutamente no. Intanto però incredibile, col sinistro drive shot sul secondo palo alla prima occasione al 20° FC Tiki Taka 94 trova il pareggio non molto meritato, bisogna dirlo, però alla prima occasione l'ha punito, una buona azione. Con questo 4-4-2 è riuscito a mettere in difficoltà il modulo 4-1-2-1-2 di Gianchi. Ancora Matteo sa riconquistare il pallone, Riccardo Pereira, tutti piccolini, ah, questo giocatore, mi piacciono i giocatori piccoli come Pereira, Matteus, Mertens, Alessandrini, pure Del Piero alla fine non è grandissimo. E poi vabbè, poi vediamo Otamendi, che pure lui è grosso e lento, ma abbastanza lento. E appunto, come vi dicevo prima, questa parata di Begovic è sicuramente più difficile rispetto al tiro di Ronaldinho di prima, molto simile, stavolta Begovic la pare. Tanto Ronaldo perde palla ingenuamente, Alessandro di potenza e ancora Begovic, miracolo su Bale, incredibile parata di Begovic, Gianchi lo sta asfaltando, sembra ci siano tre categorie di differenza tra un 40-0 e un Elite 1 e probabilmente è così, anche di squadra, mi ha sottolineato come questa squadra non mi sembra per nulla competitiva, ma peggio per lui perché con 5 milioni, come ripeto,
si poteva fare molto meglio, comunque 4 leggende e 1, 2, 3, 4, 5 if, quindi più Ronaldo, poteva fare sicuramente meglio con 5 milioni. Se mi interessa posso portare anche Squad Builder, che ormai vedendo tantissime partite del Champions Channel e avendo salvato quasi tutte le formazioni, potrei anche fare un episodio con uno Squad Builder, però non so quanti milioni è quella più interessante, forse a questo punto del gioco 4-5 milioni sarebbe quello ideale. Vabbè, fatemi sapere se vi interessa, in caso registriamo anche un episodio così. Tanto Ronaldo se ne va con la suola, con una bellissima giocata, FC Tiki-Taka non riesce a difendere e altro miracolo con i piedi di Begovic. In questo momento Gianchi lo sta bombardando ma non riesce a trovare il vantaggio. A questo punto io già mi sarei iniziato a innervosire. Intanto vediamo dall'altro lato con molta calma come si gestisce il pallone. Mertens trova lo spazio, attenzione per Del Piero qua. De Gea abbastanza fortunato perché ha tentato un dribbling su Del Piero, poteva anche rischiare qua di prendere gol, la beffa per Gianchi. Un attimo in confusione, getta via il pallone e lo regala a Bulligno. Matteus in gestione del pallone, passaggio per Marcos Alonso che imposta sulla fascia sinistra Alessandrini e Valencia gliela porta via. Quindi al 38esimo, ancora punteggio in parità ma assolutamente non meritato. Vediamo qua ancora Alessandro se va sulla fascia ma sempre passaggi centrali. Vediamo come Gianchi non va molto sulle fasce con questo modulo con i terzini, ma cerca sempre di entrare dentro l'area con questi passaggi uno alla volta e molto corti tra i centrocampisti. Qua c'è tutto spazio per Ronaldo per lanciare, ma guardate Gianchi come seleziona prontamente Valencia a coprire lo spazio e impedire il passaggio in profondità per Ronaldo che si era smarcato alla grande. Ancora Del Piero che si gira al limite dell'area, qua forse cerca lo spazio per il tiro, la passa a Ronaldo che da là io credo abbia sbagliato perché voleva fare un breve shot ma ha caricato troppo. Credo di sì, perché anch'io ho questo errore soprattutto quando la connessione non è altissima e può capitare che tu tenti il drive shot al livello dell'aria, ti viene una bomba in curva. Intanto non ci credo qua, no vabbè dai, che sfortuna del Gianchi. Prima Bale con un tiro piazzato al livello dell'aria prende il pallo e ribattuta a porta vuota Modric, c'entra il difensore e dai, dall'azione successiva di calcio d'angolo Pogba da solo dentro l'area colpisce Begovic. Incredibile, 6 miracoli di Begovic, cioè magari sono 6 tutti miracoli, però alla fine il bagone, e ci voleva il bagone, solo così poteva segnare con il bug al calcio d'angolo al 45, quindi più bug di così non esiste, ma giusto così dai, meritatissimo, non poteva che finire in vantaggio il primo tempo. Andiamo a vedere quindi le statistiche, 12 tiri. Io non so se FC Tiki-Taka ha mai avuto una partita che è stato schiacciato così tanto, ma 12 tiri è impressionante a questo punto. Possesso palla è abbastanza equilibrato, anzi addirittura FC Tiki-Taka ne ha fatto un po' di più, ma col 4-4-2 è normale che sia così, col 4-1-2-1-2 è difficile gestire più di tanto il possesso palla, sei quasi costretto ad andare centralmente come abbiamo visto. Un tiro in porta, un gol, ma è stato un gran tiro e difficilmente dalla la para. Andiamo a vedere il secondo tempo. Se ci sarà la reazione di FC Tiki-Taka, se si sbilancerà un attimino in avanti, anche se fino a questo momento è stato schiacciato. Modric gira il pallone per Vieira. Ronaldo drag back, ora Gianchi se la gestisce con molta più calma. Però vediamo intanto l'incursione a destra di Valencia. Si scontra incredibilmente Modric e Ronaldinho. Io voglio capire ancora perché gioca con Modric, non lo so. Se uno ce lo spiegherà o magari sta aspettando di avere i crediti necessari per avere Modric Toti, anche se con 13 milioni che la settimana scorsa poteva arrivarci benissimo, magari poteva sacrificare Pogba, che sinceramente magari a lui piace molto questo Pogba 90, ma non mi sembra ci sia tutta questa differenza tra Pogba 90 e 87. Poi vabbè, magari, oddio non ci credo, magari lui c'era mensile, da questo non lo so, non si vede sempre nelle sue vite la sua formazione, ma guardate che cazzo di gol che ha fatto Ronaldinho. Se non ci fa vedere il replay, quasi liberato facilmente per il tiro e
Guardate che pallonetto, alla Mertens oserei dire, questi sono i tiri che fa quasi sempre Mertens. Intanto salutiamo Mattia che mi sta chiamando al cellulare in questo momento, purtroppo non posso rispondere perché sta registrando, mi avrebbe fatto piacere registrare con lui, ma non lo becco mai online. Peccato, non ci troviamo con gli orari. Prossimamente anche Mattia sarà dai nostri. Intanto vediamo la reazione qui Matteus Del Piero sul 3-1, se tenterà qualcosa, tenta il tiro dalla distanza, ma non esce, un gran tiro. Io spesso prendo gol dalla distanza Del Piero, ma questo non è il caso. E addirittura sfortunato per la prima volta, possiamo dire, ma sfortunata fortuna meritata per il giocatore tedesco, perché se avesse accorciato le distanze non l'avrebbe sicuramente meritato, quindi ci può stare che prende il palo anche lui. Anche se azione identica a quella del 45esimo. Ancora Matteus a gestire il pallone, Pereira per Mertens, Matteus, Del Piero. Passaggio al centro per Ronaldo, che però probabilmente viene fermato da un fallo. Ma l'arbitro non vede nulla, probabilmente sono inciampati invece. Ora Gianchi fa un po' più di possesso palla, sempre con gli stessi giocatori, sempre con lo stesso modulo, e gestisce un attimo il pallone perché è spaventato un attimino da quel palo. Sinceramente dopo il 3-1 lui pensava di aver già vinto la partita, quindi un attimo gestisce un po' più il pallone. Andiamo a vedere Ronaldinho, Bale, Ronaldo si gira nell'aria, ancora Modric, sembrava col drag back, ma Alessandrini lo aspettava là. Un'azione abbastanza scontata e un giocatore come Fulminio è riuscito a prevedere e riesce spesso a prevedere cosa farà l'avversario prima, anche se questa partita non ce l'ha dimostrato molto perché ha subito solo 3 gol fino a questo momento, ma poteva subirne benissimo 7. Ancora Peti, stessa azione a fermare il drag back, abbastanza scontato in questo momento Gianchi. E Peti si è arrivato alla fascia, Del Piero aspetta il passaggio per il filtrante, Ronaldo qua aveva lo spazio per tirare, ma la passa incredibile, la palla rimane là per Mertens che da quella posizione la tira fuori. Incredibile, qua seconda occasione per aprire il punteggio per aprire la partita sul punteggio di 3-2, ma anche questa sprecata un po' per sfortuna, dai. E secondo tempo diciamo leggermente più equilibrato del primo, non si è vista tutta la differenza che abbiamo visto prima, ma il punteggio è comunque giusto, che dopo quel primo tempo, sì, il secondo tempo hanno avuto lo stesso numero di occasioni e Gianchi ha segnato e quell'altro no, però il primo tempo è stata una cosa imbarazzante, dai. Ancora Ronaldo fa fermare il posizione fuori gioco, intanto c'è un cambio, esce Bale, entra Son. Il modulo credo sia rimasto lo stesso, Son col 5 piede debole può fare benissimo la punta sinistra. E sì, non è cambiato molto, forse non ha neanche premuto start, credo sia uno di quei cambi suggeriti con R2 dal gioco direttamente. Ancora Valencia, manda in porta Ronaldinho, c'è un altro pallonetto. Gianchi si sta divertendo molto adesso a fare i pallonetti. Ma Begovic stavolta para, perché il pallonetto era abbastanza lento. Ma la partita ancora non è chiusa perché Ronaldo qui al limite dell'area, c'è un'altra occasione per riaprire il match. Del Piero qua c'ha lo spazio per tirare, la passa a Ronaldo, ma viene fermato perfettamente, guardate come era posizionato alla grande Vieira, e non dà lo spazio per tirare a Ronaldo, anche se probabilmente Del Piero ce l'aveva. Intanto qui Matteus, no dai, adesso obiettivamente meriterebbe il 3-2 il giocatore in trasferta, ma Matteus da là ha fatto un tiro veramente penoso. Come fa a tirare così la sua terra e centrale? Sicuramente non voleva fare così, voleva tirarla più forte e più angolata, però no, probabilmente ha anche caricato poco. Matteus ancora prova a bucare Ronaldo e Del Piero, ma nulla di fatto perché con la scivolata in automatico la CPU gli ruba il pallone. Ora Gianchi gestisce il possesso del pallone a 5 minuti dalla fine, è la cosa più intelligente da fare, poi vede lo spazio per imbucare Ronaldo solo davanti al portiere, un altro pallonetto bellissimo e anche Dab. Ora non capisco che c'entra la Dab, perché si fa la Dab, però vabbè, simpatico fare
questo tipo di risultanze dopo un gol così bello a pallonetto, addirittura il secondo. Va un po' innervosito il giocatore in trasferta, fa delle skill a caso al limite dell'area, ormai la partita è conclusa, 4-1 all'87esimo, non la rimonti mai a Gianchi, neanche se sei, non lo so adesso chi è il migliore al mondo, neanche se sei il migliore al mondo. Tanto Del Piero c'ha lo spazio ancora per tirare, tenta il tiro a giro sul primo palo, dalla più spesso si segna tirando a incrociare sotto l'incrocio, appunto. Vediamo se c'è anche addirittura Pogba che se ne va in contropiede. Passaggio per Ronaldinho, un altro bellissimo gol, addirittura 5-1. Nel secondo tempo ha avuto tre occasioni e l'ha concretizzato tutte e tre. Risultato un po' largo, forse esagerato, però dei gol veramente belli e di ottima tecnica. Tutti e tre quelli visti nel secondo tempo. Guardate che bel passaggio di Pogba per mandare in porta Ronaldinho. Statistiche impetuose, 16 tiri, anche se nel secondo tempo sono stati solo 4. E praticamente ha concretizzato tutte le occasioni che ha avuto al secondo tempo. Invece l'avversario è stato un pochino più sfortunato, ma la vittoria non è mai stata in discussione. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa dal punto di vista tattico. No, è uscito solo Bale per Son, e dall'altro lato addirittura neanche una sostituzione, proprio non ci ha manco provato. Andiamo a vedere un po' tutte le partite di Gianchi, appunto, di questa settimana. Abbiamo detto questa contro Asegard, che l'ha incontrato nel momento in cui era 29-0, erano circa le 2 di notte, mi ricordo ero anche online in quel momento, ma a me me ne mancavano tipo 20, e avevo paura di incontrare Gianchi perché avevo una media fuori classe 1 in quel momento, e anche se non sono riuscito a finire partite, però ho comunque aspettato, ho detto metti che mo me fa incontrare Gianchi, e ho fatto no, adesso non gioco. Poi un sacco di quit, tranne vabbè questo qua contro un oro 1, 2-1 combattutissima, la 38esima vittoria. Non mi ricordo di aver visto tantissime quit intorno alla 35esima vittoria, guarda qua. Questa è stata quella, diciamo, che è durata di più, fino al 54esimo, contro un oro 2 addirittura. Incredibile come sul 35-0 becca un oro 2, sul 38-0 becca un oro 1. Non troppo sfortunato Gianchi nel matchmaking nelle ultime partite, ma i suoi fuori classe 3 comunque l'ha incontrato. Guardate qua, 3 di fila, tutti battuti pure abbastanza facilmente, 3-0, vittoria mai in discussione. Però particolare come nel momento in cui stai 31, 32, anche 35, becca tutta gente da massimo oro 1 e li fa tutti quittare nei primi 10 minuti. Guardate qua, questo all'ottavo, quello al sesto, quello prima che era al ventesimo e quello ancora prima al 54esimo. Questa era la partita che abbiamo selezionato per voi, 5-1, partita stradominata. Eccola qua, 16esimo contro un oro 2. Particolare questa cosa, io non so come fa Gianchi a incontrare tutte queste seghe nelle ultime 10 partite. Io il più scarso che ho incontrato faceva fuori classe 2, però vabbè, ecco qua, sul 39-0 ha beccato un altro oro 2. Ma a voi commenti, perché veramente questa cosa io non la capisco. Pure sul 33-0 un altro quit contro un oro 2, sul 34-0 un altro oro 2. No vabbè, io non so che dire, cioè, a voi commenti di questa cosa. Sul 30-0 un oro 1, un altro quit. Penso che nelle ultime 10 partite ci ha messo mezz'ora a farle, beato lui. Mo non dico che fossero capitati anche a me gli stessi avversari, l'avrei vinte tutte, però sicuramente sarei riuscito a finire le partite, perché ci ho messo più di 6 ore a fare le ultime 20 e appunto non sono riuscito a finire, nonostante ero partito benissimo, ero 21-5 o 21-4 addirittura, e ho finito lo stesso oro 1, peccato per me. Però questo non interessa a nessuno. Domani andiamo a vedere un po' forse l'altro 40-0, oppure se riusciremo a fare un'intervista, se riusciremo a far coincidere gli orari con gli altri ragazzi, altrimenti registreremo una partita a scelta di Alessandro, forse tra gli altri italiani che si sono qualificati. Li rinominiamo: Betto 95 con 39-1, Inferno Boy con 40-0, Italian Dream con 39, anche lui per la prima volta in classifica, Gintera e Sclop a 38. Tantissimi italiani, quindi sono 6, non 5, mi correggo. E vabbè, io direi che per l'episodio di oggi è tutto e ci vediamo domani, ragazzi. Vi ringrazio tutti e saluto Mattia, Alessandro e Crudeligno. Ciao ciao.